Franco Nativo, giornalista e presentatore di Telegenova, una storica emittente, la prima emittente della Liguria, che state rilanciando con grande entusiasmo anche. E in particolare con le tue trasmissioni, ce n'è una che ormai è la punta di diamante, ti ricordi ancora, che va in onda tutti i lunedì, e poi adesso la novità di Bella Liguria. Ma andiamo con ordine, partiamo dalla televisione, da Telegenova, da questo rilancio. Un rilancio che parte da lontano, pensate, Telegenova 1975, quindi qualche anno di esperienza ce l'ha. Da un paio di anni il nostro editore Sergio Barello ha deciso fortemente di rimettere in pista questa televisione, come dicevi te, storica. Ci ha dato la possibilità a un gruppo di persone molto giovani, tranne il sottoscritto, di identificarci di nuovo in una nuova emozione, in un nuovo progetto, come ad esempio alcune trasmissioni, come diceva giustamente Federico, e ti ricordi ancora che ho avuto anche la fortuna e l'onore di avere il piacere anche di avere Federico. Insomma, è un contenitore emozionale dove dentro c'è un po' di tutto, tutte le arti vengono rappresentate, dal cinema al teatro alla musica e quant'altro. E proprio da 15 giorni a questa parte abbiamo lanciato una trasmissione che va a scoprire le bellezze della nostra regione, che si intitola Bella Liguria. Beh, il titolo dice tutto, e fortunatamente anche lì andiamo a scoprire davvero le bellezze della nostra regione, i colori, le tradizioni, insomma, e anche la musica, perché anche lì avremo un momento musicale non indifferente. Ecco, con Ti ricordi ancora andate a scoprire personaggi che magari la nostra terra apprezza, ma che non Grazie. Hanno magari un bacino d'utenza che può essere adeguato a quello che invece è la loro performance artistica o professionale. Vero. Tanti elementi che appunto andate a scoprire. Ne hai uno che in particolare ti ha impressionato in tante puntate che hai fatto? Mi pare siano 21. 21 con la prossima, sì. Beh, un po' tutti, Federico, mi sono rimasti. Tanto posso prendere il caffè? Ecco. Un po' tutti, ma fondamentalmente, diciamo, un po' tutti mi sono rimasti poi dentro. E poi tanti mi hanno insegnato tante cose. Ad esempio, che si può essere bravi senza essere famosi. E noi in questa trasmissione ci stiamo cercando, o almeno stiamo provando, di rilanciare quei soggetti, quelle persone che naturalmente hanno bisogno magari anche di un piccolo lancio, come ad esempio potrebbe essere un passaggio in televisione, e ti dico fortunatamente ci stiamo riuscendo. In tanti anni ormai in cui svolgi questa attività professionale, come vedi cambiato il mestiere di chi appunto lavora davanti a una telecamera? Ma forse è cambiato, non lo so, perché poi se hai la passione quella deve rimanerti, se non ti batte il cuore ogni volta che la telecamera si accende vuol dire che forse devi assolutamente cambiare questo lavoro. Forse vedo cambiate la metodologia, quindi con le nuove tecnologie ormai si va in diretta con uno smartphone in un nanosecondo, forse quello, la tempistica, le modalità d'uso di questo mezzo straordinario che comunque rimane la televisione, forse su questo vedo la differenza. Su altre cose fondamentalmente l'amore deve essere sempre quello, se no non fai questo mestiere. Genova e la Liguria, un territorio difficile per la nostra professione, questo va detto, rispetto magari ad altre zone d'Italia. Vince la passione però su tutte quelle difficoltà che poi oggettivamente riscontriamo ogni giorno. Fondamentalmente sì, forse anche perché la nostra città poi è bellissima, forse un po' penalizzata per tanti versi. Tanti dicono sempre il famoso non conta troppo nei palazzi. Io non lo so, però non la cambierei con nessuna città al mondo, per quanto ovviamente non ti offre forse la possibilità che ti può offrire in questo campo Milano e Roma, però credetemi che lavorare in questa città, se riesci a farlo seriamente, professionalmente, come ci auguriamo e speriamo di farlo noi, è davvero una delle più belle città al mondo. E voglio chiudere con come fai tu nella tua trasmissione, chiedendo all'ospite che voto dai alla tua vita. 10, guarda, mi do un 10 perché probabilmente sono riuscito ad arrivare a un momento della mia vita bello, con una persona che divido ormai da tanti anni, è un qualcosa di importante, che la saluto e la ringrazio perché mi sopporta, e sto bene perché ci sono tante persone che mi vogliono bene, vuol dire che sei seminato bene, si raccoglie anche bene. Grazie a Franco Nativo per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.